c'è il galoppo per presa d'equilibrio, perdita di equilibrio. Io li salterei, perché il cavallo deve capire il nostro chi. Concedere è che porti la groppa all'interno per ora. Adesso passeremo a galoppo rovescio. Galoppo rovescio è importantissimo perché ginnastica molto il cavallo e gli insegna a lavorare bene con i posteriori e fa muscolo. Nel galoppo rovescio, all'inizio, per evitare che cambi o specialmente, ancora peggio, che si disunisca, si tiene il piego dalla parte esterna, piano piano il piego si addrizza, cioè il cavallo galopperò per esempio sinistro col piego diritto, non diciamo a destra altrimenti prende dei vizi, però diritto. Adesso proverò a farlo, sono le prime volte. Ci si arriva piano piano, piano piano, piano piano, in 2, 3, 4 mesi. Galoppo rovescio con piego a destra. Galoppo destro, galoppo rovescio provando il piego dritto. No, prima di tenuto, rifacciamo. Piego dritto. Abbastanza bene, è la quarta volta, abbastanza bene, comunque non completamente dall'altra parte. La prima volta ha sbagliato,
dopo tutto dandomi un cambio, e adesso me l'ha fatta abbastanza bene. A sinistra, galoppo sinistro, è un po' più difficile. Essendo che a me non piace partire per presa d'equilibrio, il cavallo per partire deve capire che voglio galoppo metafisicamente, quindi può darsi che un attimo si ribelli. Se si ribella tanto, gli pieghiamo la testa. Sinistra, cercherò di passare col piede dritto. Piego dritto. Quindi all'inizio l'aiutiamo a stare in galoppo rovescio col piego dalla parte del galoppo, poi man mano che impara andiamo col piego dritto. Ripeterò a sinistra perché è la sua parte più debole.
pulitissimi, ma comincia. Cosa devo fare per smettere? Quasi quasi smetto di lavorare. E allora fatti due, fatti tre, specialmente al galoppo, siamo a posto. Adesso che ha il sangue caldo, passaggio, piaffè e appoggiata al passaggio. Io prometto sempre prima di fare che sa se viene. Ancora due consigli. Il passage, sui testi c'è scritto entrare profondamente nell'inforcatore. Io ho visto che se entriamo profondamente nell'inforcatore, ma ci riceviamo con chiappa tesa, quindi è un po' un controsenso, bisogna imparare a farlo. Le reni del cavallo sono molto più libere e lavora meglio. Altro consiglio, si dice in dressage spalle indietro. Una cosa è spalle indietro,
Una cosa è spalle indietro, una cosa è spalle indietro con reni inarcate. Allora così potete prendere i contraccolpi. Se state solo indietro, prendete delle clate invece che sulla chiappa anteriore, sul posteriore della chiappa. Quindi inarcate le reni. Bene, allora il galoppo è molto più gestibile, come avete visto, redini praticamente sciolte, ha dei problemi a partire subito perché non l'ha ancora capito, partirà. Cambi di galoppo, a volte buoni, a volte cattivi, comunque, sta in là, calcolando che era ingestibile, stiamo andando avanti bene. Il trotto lungo è un andaluso, quindi non c'è da sperare troppo, comunque è un trotto diverso dal trotto medio. Bene. Ci vediamo. Ciao.